che bontà i salumi e il pecorino calabrese. E ancora i sottoli. Funghi sott'olio. Le melanzane. Le olive schiacciate calabresi. Le olive sotto sale condite sott'olio. Pomodori secchi. E i carciofini sott'olio. Possiamo aggiungere assieme al pecorino della ricotta o anche della mozzarella. Io ho aggiunto dei bocconcini di mozzarella di bufala prodotta in Calabria. Questo per realizzare il più classico degli antipasti alla calabrese con salumi, formaggi e sottoli. Disponiamo al centro di un grande piatto i bocconcini di mozzarella. Poi disponiamo tutto intorno dei rametti di rosmarino e cominciamo a mettere intorno i salumi. Cominciamo dal capocollo. Nel piatto mettiamo qualche altra ciotolina con i sottoli. Aggiungiamo il pecorino tagliato a triangolini. Continuiamo con la pancetta arrotolata. Ancora il pecorino. Continuiamo con la soppressata in modo da realizzare così una ghirlanda. Completiamo con delle fette di salsiccia stagionata calabrese. Occupiamo gli spazi che restano con delle fette di salsiccia stagionata. Guarniamo con dei rametti di rosmarino. Possiamo aggiungere anche della ricotta o delle bruschette con l'anduja, altro salume tipico calabrese. Il nostro antipasto alla calabrese è pronto per essere portato in tavola. A presto da Ornella, ricette che passione!